Ragazzi, scusate, ci siete? Perdonatemi, ero intento a leggere il nuovo volantino di MediaWorld e soprattutto, più che vedere le idee regalo per il nuovo per Natale che arriva, ero veramente interessato a capire come mai, come fosse possibile che ancora una volta in volantino è andato a finire l'ultimo nato di casa Apple, cioè quello che noi adesso andremo a recensire, cioè l'iPhone XS. Il dubbio più grande che ho è come mai sia possibile che accada una cosa del genere proprio l'anno in cui Apple ha tirato fuori un prodotto che è davvero completo a 360 gradi, ma forse la risposta ce l'ho e ve la do all'interno della recensione. Bene ragazzi, eccolo qua, rapidamente la confezione, anche se la conoscete non è più un segreto per nessuno, la solita manualistica, poi qui dentro c'è il pin per rimuovere il tray della SIM, qui abbiamo il solito caricabatterie ultra rapido, ovviamente scherzo, ci vogliono le ore intere per caricarlo, le cuffie in dotazione, le classiche cuffie Apple e qui il cavo di alimentazione che è USB tradizionale, Lightning dall'altra parte, non è ancora Type-C come invece è accaduto per i nuovi iPad Pro. Questa è la confezione e questo è lui, il telefono, identico al modello dello scorso anno, non cambia molto, le dimensioni sono le stesse, 143,6 di altezza per 70,9 di larghezza per 7,7 mm di spessore, con la doppia fotocamera, come potete vedere, sporgente, ma questo lo sapete tutti, frame metallico che corre intorno a tutto il telefono, sul fianco sinistro troviamo il selettore per eliminare suoneria o mettere la vibrazione o riposizionare appunto con la suoneria, riposizionare la suoneria, tasti e bilanciere del volume, qui in basso l'ingresso della Lightning, il primo altoparlante di sistema, il microfono, poi qui su abbiamo il secondo altoparlante di sistema e tutto il comparto per il riconoscimento delle Face ID, come vedete in questo caso il Face ID non mi ha riconosciuto perché c'è proprio la fotocamera che blocca tutto, sul lato destro il tasto power ed è il tasto anche che richiama Siri, come potete vedere. Ciao Siri, come stai? Chi vuoi chiamare? Ecco, appunto. Siri non ha fatto, come potete vedere, dei grandi passi in avanti, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda le rifiniture, dicevamo rifiniture davvero molto molto buone e la sensazione di avere come sempre un prodotto davvero premium tra le mani è totale, assoluta, come sempre in casa Apple. A bordo troviamo la 12 Bionic, il nuovo processore, un gioiellino. Dai test che sono stati eseguiti si è potuto vedere che è veramente un bestione, un processore con delle prestazioni incredibili, per cui davvero complimenti ad Apple per quello che è riuscito a realizzare con questo dispositivo e con questo processore potente, prestante in tutte le condizioni, 4 giga di RAM che fanno girare comunque tutto sempre molto molto bene. Vi faccio vedere un attimo quella che può essere l'apertura di una pagina e quella che è la navigazione all'interno delle pagine internet, la renderizzazione. Vi faccio vedere anche quello che può essere il caricamento di un video e la riproduzione del video stesso. Bello, 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 assolutamente, quindi si comporta bene in tutte le situazioni, non un momento di difficoltà anche nell'utilizzo e nel gaming più spinto, per cui complimenti ad Apple per aver tirato fuori un prodotto che già normalmente ha delle ottime prestazioni, perché come sappiamo iOS gira sempre bene in tutte le condizioni, ma questo A12 è davvero un portento. Audio anche in questo caso stereo, molto buono l'audio nella capsula auricolare, molto buono l'audio riprodotto in viva voce, vi faccio sentire. Benvenuto in treno.
Vabbè, lasciamo perdere la qualità della musica del centro del call center della Tredel, ma è veramente molto buona. Vi faccio sentire un brano per farvi rendere conto di quella che è la qualità stereo nella riproduzione multimediale. Da questo punto di vista, vedete, c'è qualcosina inferiore, qualcosina che non va rispetto al fratello grande, all'XS Max. Lì la qualità era davvero da panico, la riproduzione dei bassi era straordinaria ed era veramente da riferimento. In questo caso questo iPhone XS si difende molto bene, ma sicuramente ha qualche piccolo difettuccio, soprattutto le tonalità molto alte possono in alcuni casi dare qualche difetto, qualche problema, ma a 360 gradi comunque si comporta sempre molto bene. Per quanto riguarda il software, ovviamente siamo con la versione 12.1.1, quindi l'ultima versione, assolutamente lo conoscete, sempre lui, con tante piccole implementazioni, una per tutte, ad esempio la possibilità di andare a vedere lo stato generale della batteria, il consumo della batteria, e quindi poter vedere un po' come succede su Android quello che è il consumo quotidiano della batteria con il display acceso, con i dati di tutte le applicazioni, di quanto hanno consumato tutte le applicazioni, per cui qualche piccola implementazione che rende l'utilizzo dello smartphone e l'utilizzo dell'OS un po' più smart, un po' più intelligente. L'utilizzo invece di quelle che sono le gesture è assolutamente eccezionale, lo sapete, è sempre rapido in tutte le condizioni, è sempre immediato, è sempre praticamente quasi sempre possibile utilizzare il dispositivo con una mano. Se poi fate un doppio tap qui, teoricamente dovrebbe abbassare, eccolo qua, ce l'ho fatta, dovrebbe abbassare e quindi si può rendere un po' più gestibile tutto quello che stiamo facendo con una sola mano, anche quando stiamo scrivendo. Altra cosa che volevo far vedere, perché qualcuno me l'aveva chiesto, la possibilità, se entriamo nella zona del display, se lo trovo, ce l'ho sicuramente qui davanti ma non la vedo, eccolo qua, schermo, la possibilità di cambiare le dimensioni del testo. Ci precisa ovviamente iOS 12 che lo possono fare soltanto le app che supportano il font dinamico. Fra queste, se vi può interessare, probabilmente vi interessa, c'è anche WhatsApp, per cui la possibilità di avere un testo molto più grande, quindi di poter vedere decisamente meglio. Autonomia a bordo: Apple, come sapete, non ci dice mai quanta RAM c'è, come non ci dice mai che batteria abbiamo qui a bordo. Una batteria da 2658 mAh che si comporta molto bene, avete potuto vedere, siamo quasi a 4 ore di display acceso. Torno a farvi vedere quello che è, ecco, 4 ore in questo momento, e abbiamo ancora il 42% di batteria residua, per cui assolutamente non ci possiamo lamentare di quelle che sono le prestazioni. Si arriva a fine serata con il mio utilizzo con un 20% di batteria residua. La cosa che è veramente impressionante, come sempre su iOS, è lo scarsissimo consumo della batteria in condizioni di riposo, cioè in standby, è straordinario. Fotocamera: abbiamo a bordo due fotocamere, vi ho fatto vedere prima, un'ottica principale con un'apertura focale da 1.8 e un'ottica secondaria con un'apertura focale da 2.4, l'ottica tele, entrambe da 12 megapixel, migliorata la sensibilità dell'ottica tele, migliorate le prestazioni generali e soprattutto migliorato a livello software quelle che sono le implementazioni della parte fotografica e della parte video, ancora più di quanto non fosse in passato. Per quanto riguarda la parte fotografica, abbiamo la funzione HDR Smart che ci consente infatti di scattare delle fotografie con una qualità, non soltanto una qualità del dettaglio, ma una capacità di leggere la luce e i colori davvero interessante, che finalmente si avvicina anche alla concorrenza, in alcuni casi supera la concorrenza. E poi vi ricordo la possibilità di registrare video a 4K in 4K 60 frame per secondo. L'interfaccia della fotocamera è sempre la stessa, con la possibilità di fare uno zoom 2x immediatamente, o se volete maggiorare lo zoom farlo così con doppie dita, col doppio dito, la possibilità di scattare il ritratto con le varie
implementazioni, insomma tante piccole implementazioni che c'erano, che sono migliorate in questa versione rivista di iPhone X. Vi avevo accennato segnale migliorato in tutte le condizioni, migliorato il segnale radio, la parte radio, migliorata anche la tenuta del segnale Wi-Fi, per cui assolutamente complimenti ad Apple per la qualità generale della parte telefonica e della parte Wi-Fi, per cui davvero questo iPhone fa un salto importante rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda la parte telefonica. Infatti c'è stata anche una ridistribuzione di quelle che sono le antenne, e questa ridistribuzione sicuramente ha portato a dei miglioramenti generali su quello che è il segnale, per cui sicuramente rispetto al passato questo iPhone XS migliora tanti aspetti, ma in maniera particolare uno degli aspetti più importanti secondo me, e cioè la parte telefonica. Concludendo, è il miglior iPhone di sempre, e lo possiamo dire finalmente, come recitano gli spot e le presentazioni di casa, della casa di Cupertino, ma non è stato capito. Più che altro, finalmente gli utenti hanno cominciato a dire basta, perché l'aumento di prezzo è davvero importante: 1189 per la versione 64 giga, 1389 o 349, ragazzi scusatemi, non ricordo con precisione, per la versione 256, ma è pieno di offerte in giro, perché a quelle cifre è assolutamente invendibile. Come vi dicevo, anche MediaWorld ha fatto l'ennesimo sottocosto nell'arco di un mese, prima per il Black Friday, adesso a ridosso del Natale. 200 euro di sconto sono tanti, soprattutto per un prodotto che storicamente ha sempre tenuto bene il mercato. E la cosa divertente è che ci sia questa flessione proprio oggi, che Apple ha raggiunto una maturità a 360 gradi importante. È migliorato il segnale, è migliorata la fotocamera, adesso finalmente è tornato ad essere in linea con i competitor. Le prestazioni non sono mai state un problema per iOS, ma il prodotto è completo. Problema principale però è che la gente ha cominciato a stancarsi di spendere così tanti soldi per un prodotto. Il mercato sicuramente è saturo, per cui arrivare a spendere una cifra del genere probabilmente comincia ad essere sempre più difficile per gli utenti, anche perché l'iPhone X fa tutto bene, questo fa tutto meglio. Detto questo, se vi dovessi consigliare di prenderlo, sì, se siete malati di iOS è lui il migliore in questo momento. Non ho provato l'XR, però questo è sicuramente il più completo ed è sicuramente meglio dell'XS Max che io ho provato. E nonostante io ami le grandi dimensioni, i grandi display, nonostante io ami i grandi terminali, in questo caso la versione piccola, l'XS, è sicuramente quella più azzeccata, concedetemi il termine. Vi saluto, non vi trattengo oltre, vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a seguirmi e a seguirci sempre, perché ci sono tante novità in arrivo, e auguri di buon Natale a tutti, alla prossima recensione. Ciao ragazzi!